Un brindisi di tutto lo staff We Love in console per chiudere una stagione ricca di soddisfazioni. È stato il terzo anno per le feste We Love 90 e anche in questo 2011-2012 tutti gli eventi hanno avuto una splendida cornice di pubblico. Questo ultimo appuntamento è iniziato con la cena, accompagnata da Live dei Maid. La bellissima voce di Elena Santello ha incantato i presenti regalando brividi. Sempre durante la cena, le esibizioni dei ballerini di Arena Artis che hanno regalato delle belle esibizioni di funky hip hop. Dalla mezzanotte la musica anni 90 e non solo, con in console Gianni Nardo, Sandrino, Tommy Z e l'animazione di Alex T e Mark. È stata una serata speciale anche per Alessandro Pavanati dello staff di Chioggia TV, che ha festeggiato il suo 21esimo compleanno. Tanti auguri alle Pavanati! Mamma mia! Tanti auguri Ale, il più grande cameraman di Chioggia TV. Ciao, grazie Marco, grazie a tutti. Direttamente da Treviso, qui a Willow 90, ciao Sara. No, dai, non fatemi parlare però. Stai parlando? Dai, riparla. Saluta gli amici di Chioggia TV. Saluti a tutti gli amici di Chioggia TV. No, ma aspetta, devi dire da dove vieni. Da Treviso. Solo per cosa? Per il tuo compleanno. L'ultimo appuntamento della stagione We Love 90, siamo con il presidente dei Mascalzoni Marini. Ciao Simone, bentornato a Chioggia TV. Ciao Marco, ciao Chioggia TV. Simone, facciamo un bilancio di questo We Love 90, di questa annata di We Love 90. Sempre un grande party, un grande successo. Sì, questo è l'ultimo appuntamento della stagione, un'ottima stagione invernale e ci vediamo, un arrivederci al prossimo anno. Gianni Nardo, un altro degli artefici di questo We Love 90, chi c'è da ringraziare Gianni? Beh, qui dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato, ad iniziare da Mascalzoni Marini, tutti quanti allo staff di Chioggia TV, salutiamo i balneari, i Veradu, è stata veramente una bellissima squadra e per il terzo anno abbiamo fatto festa, devo dire una volta al mese, divertendoci davvero parecchio, insomma è stata una miscela che ha funzionato molto bene, mentre insieme alla musica degli anni 90 e i successi di oggi. Mi sembra che l'alchimia sia stata positiva, no Simone? Certo. Quindi un arrivederci al prossimo anno. Un saluto a tutti, ciao alla prossima! Ciao. L'appuntamento per gli eventi We Love 90 adesso e al prossimo autunno. Chioggia TV.